Il terzo biografo, dice il testo che vedete, il terzo biografo fu frate Tommaso, assai gentile e caro e molto umano, che come Matteo può essere rappresentato dall'uomo. Lui, per mandato del signor Papa Gregorio IX, descrisse Francesco per i suoi affetti e per le afflizioni carnali. Così l'autore anonimo del Decognazione Sancti Francisca de Christum, è un testo che può essere datato intorno al 1365, presenta Tommaso da Celano, dopo frate Leone e Giuliano da Spira, e facendo poi seguire Bonaventura. Sono questi i quattro agiografi evangelisti del santo assisano. Il processo di Cristo Mimesi di San Francesco, dopo essere stato definito nelle prime agiografie come Imitatio Christi, avendo transitato attraverso gli Actus Beati Francisci, si avviava a diventare con Bartolomeo da Pisa una piena conformitas Christi. La conformità di San Francesco a Cristo è rappresentata anche dallo stesso numero di agiografi evangelisti. Ancora di più, ciascun agiografo viene fatto coincidere con un evangelista. Queste sono le vite ufficiali. Quia historum scripta prova vite generalis et capitulum generale, mentre tutti gli altri biografi di Francesco sono addirittura considerati come apocrifi, tranne una leggenda che viene menzionata tra questa, che è la leggenda del notaio Giovanni, la quasi stella matutina oggi scomparsa. Il percorso di Tommaso passa proprio attraverso i cronisti del XIII secolo, del XIII e dell'inizio del XIV, che lo conoscono come autore di una prima leggenda e anche del memoriale. Mi riferisco per esempio a Giordano da Giano, San Bene da Palma, mentre Bernardo da Bessa, un altro cronista francescano sempre del XIII secolo, inserisce il biografo in una lista di quattro biografi, appunto, con Giovanni, autore delle Quasi Stella Matutina, Giuliano, che compose l'ufficio liturgico, e quindi Bonaventura. I quattro biografi di Francesco, che preconizzano nel simbolico numero 4, appunto, quanto poi sarà reso esplicito dall'autore del Decognazione. Nel 1320, cito molto velocemente perché ovviamente il tempo è stretto, anche Angelo Clareno riprende lo stesso simbolo nel suo cronico, il simbolo del 4, ma ovviamente sostituendo al nome di Giuliano quello di Leone, per Clareno molto più importante. La memoria storica di Tommaso inizia ad essere confusa nella cronaca dei 24 generali, composta intorno al 1370, probabilmente da Arnaldo di Sarò, ministro provinciale di Aquitania. Qui il memoriale è definito come primo trattato del Ceranese. Sembra dunque che Arnaldo non abbia alcuna notizia della vita Beati Francisci, la prima biografia di Tommaso. Tale confusione, tenete conto, che si perpetuerà fino addirittura a Luca Battiglio, 1625. Così pure il De Conformitate Vite Beati Francisci di Bartolomeo da Pisa, composto qualche anno dopo, 1385, accenna a Tommaso che scripsit sermone pulito legendam primam Beati Francisci, e che compose la prosa o sequenza di Esile. Vorrei qui sollevare una questione metodologica che potrà sembrare un cavillo filologico, ma credo sia più di questo. La domanda che già si è posta Maria Teresa D'Orso studiando la cronaca dei 24 generali è stata quali siano le fonti usate da Arnaldo di Saran. La studiosa infatti osserva, e cito: di fronte alla complessità dei tramiti e dei passaggi della tradizione dei racconti, testi, leggende, si è cercato sempre di risalire alle fonti primitive, benché nella quasi totalità dei casi, in particolare per la produzione agiografica relativa al fondatore, è da pensare che l'autore, quindi qui sta parlando dell'autore della cronaca dei 24 generali, avesse attinto a compilaziones più o meno note, talora forse non rendendosi neppure conto di utilizzare lacerti passaggi eccerta di opere unitarie assemblate nei manoscritti delle compilazioni.
Maria Teresa fa un'importante distinzione metodologica tra le fonti formali, ossia quelle a cui il testo rimanda, e le fonti materiali, quelle a cui l'autore ha realmente attinto, come a dire quali codici aveva davanti l'autore. Sarebbe dunque verosimile ritenere che, soprattutto quando l'autore non rimanda ad un autore preciso, la conoscenza di quella fonte non è di prima mano, ma piuttosto deriva da raccolti o compilaciones. Se applichiamo questa domanda, quindi questa metodologia, anche riguardo agli scritti celaniani, potremo avere contezza della reale consapevolezza di queste fonti, cioè quando l'autore della cronaca scrive, cita e dice di citare Tommaso, realmente aveva chiaro chi era Tommaso? La vita Beati Francisci, infatti, sembra essere sconosciuta al frate ultramontano e dunque le occorrenze di episodi apparentemente tratti da questa fonte devono supporsi siano attinte da raccolte di eccetera o forse da lezioni liturgiche. Dal memoriale l'autore della cronica riprende con certezza solo due episodi e non si può escludere che l'autore anche in questo caso si sia servito di raccolte di eccetera o di compilaciones. Al contrario, la frequente occorrenza e l'estensione anche degli episodi riguardanti i miracoli, sono passi molto più lunghi che vengono ripresi, farebbe supporre che Arnaldo avesse a disposizione l'opera integrale del Tractatus dei Miracoli, ma anche in questo caso non si può escludere del tutto l'uso di una compilazione. Vale lo stesso ragionamento per il De Conformitate. Io mi rifaccio in particolare, e qui la faccio breve perché altrimenti il padre Mariano Dalatri ha studiato la ricorrenza all'interno dell'opera di Bartolomeo de Pisa delle opere del Celano. Lui conclude che Bartolomeo predilige il memoriale, che però identifica unicamente come leggenda al singolare, talvolta qualificata con l'aggettivo antiqua, cioè il memoriale viene identificato sempre con questa dizione di leggenda antiqua, come se il biografo fosse responsabile di un'unica vita del santo. Il medesimo equivoco che si trova nella cronaca dei 24 generali. Come hanno già osservato i padri di Quaracchi, mai Bartolomeo cita esplicitamente la vita Beati Francisci, nonostante pare che egli conosca anche la leggenda voluta da Gregorio IX. Alla fine, Mariano Dalatri conclude che Bartolomeo utilizzò copiosamente la vita seconda, il memoriale appunto di San Francesco, e utilizzò anche la vita di Santa Chiara, di cui siamo 14 passi. È incerto che conoscesse il Trattato dei Miracoli e sicuramente, dice Mariano Dalatri, ignorò la vita prima.